Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio recensire due film di Dragon Ball che ho appena visto, La leggenda di Sharon e La bella addormentata nel castello, non mi ricordo. Comunque sono due bei film di Dragon Ball, non canonimi, diciamo che seguono più nella prima saga di Dragon Ball, il primo. Sono sì, perché qua Goku è di nuovo piccolo. Allora, il primo è La leggenda del Drago Sharon. Qua si parla del Drago Sharon. All'inizio si vede il narratore che racconta la storia del Drago Sharon e dei suoi poteri che fa e che lui può fare e dei seri che può esprimere. E tutto qua la trama è facile da fare perché un gruppo di cattivoni, soldati molto molto cattivi, comandati da un re mostro in tutti i sensi, brutto, grasso, specie di rana, non mi ricordo il nome, specie di ranocchio, e prende sotto ostaggio un povero villaggio e con il suo esercito lo distrugge affinché cercano le spere. Però l'infame re non è che vuole un desiderio non male, ma vuole un desiderio più cretino di lui, cioè saziare e mangiare qualcosa di buono. Tutto chiaramente vuole mangiare qualcosa di buono. E chi trova queste spere del drago, ai suoi soldati, gli farà un mega regalo. Intanto i suoi soldati fanno lavorare le persone come degli asini. Per scavare nelle terre, distruggono la terra di una ragazzina per trovare dei diamanti. La ragazzina scappa, eccetera. Comunque, qui c'è Goku, qui compare il nostro grandissimo amico Goku. Goku che, come al solito, viene in una casina e pesca con la coda, pesca un pesce gigante e fa amicizia con la mitica bellissima Bulma, anche lei alla ricerca delle spere del drago. Come sappiamo, Bulma viene a sapere delle spere del drago, a conoscere Goku, perché Goku ha la quarta spera del drago lasciata in eredità dal nonno di Goku. Bulma trova Goku grazie al rivelatore delle spere del drago. E nello stesso tempo anche i soldati del re trovano Goku con la spada del drago. Qui iniziano un conflitto a fuoco perché Bulma prende Goku in un aereo con la capsula. I soldati del re attaccano Bulma distruggendo il suo aereo. Mentre che stavano per cadere, Goku lancia il suo bastone magico e fa attaccare e salva Bulma. I due cioè, si incasa, Goku si mentre si avvia per cercare questo castello che vuole la sua quarta sfera del drago, fa conoscenza di due personaggi canonici di Dragon Ball di Yanko. Prima a conoscenza di Oscar, come nel primo Dragon Ball, a conoscenza di Oscar che si trasforma in un mostro che fa spaventare le ragazze, ma Goku non si spaventa diciamo. E scopre che alla fine quel mostro che si trasforma non è semplicemente un maialino rosa, che sarebbe il nostro amico Oscar. Più in là fanno amicizia con Yanko, qui con la mossa della zampa di lupo, e di Pua, che ha le stesse abilità di Oscar, cioè si può trasformare come lui vuole. Intanto qua si affrontano Goku e Yanko e sta quasi per avere un pizzino la meglio Yanko quando vede Bulma. All'improvviso Yanko si ferma perché, come tutti sappiamo, Yanko è molto timido e soprattutto è timido a vedere le ragazze. Non ci sta, qui c'è le ragazze che si irrigidisce e perde. Comunque Goku e Bulma partono nel villaggio con la piccola che assomiglia molto ad Arale, partono nel villaggio. E qui il re Grassone si mette le spere del drago. Aspetta, ma sto facendo una. Sì, aspetta, 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 aspetta. Prima ancora. Aspetta, aspetta, sto qua. Sì, la ragazzina gli dice a Goku che conosce un maestro di arti marziali,
che lo può imparare a combattere, ad essere più forte di quello che è. Infatti sta parlando proprio del vecchio genio delle tartarughe di mare. Go, Bulma e la ragazzina vanno nell'isola del genio, ma al primo impatto Goku lo prende. E chi è questo? Già, un attimo, chi cazzo è questo? Lo conosce Macrolino, se cos'è. E arriva pure Yanko che mette zizzania, che imbroglia il genio, che Goku vuole battere il genio. Il genio incredulo gli fa un test, chiama la sua nuvola Speedy. Chi è che può salire su questa nuvola Speedy? Dice la verità. Infatti quella nuvola, come sempre, può portare di sopra solo una persona buona di cuore. E alla fine sale Goku. Neanche il grande maestro il genio ci riesce. Mentre succede questo, attaccano con le flotte l'isola del genio, lo distruggono, la casa tutto del genio, prendono la sesta sfera e gli rimane solo la quarta sfera a Goku. Il genio si incazza all'improvviso da un mighellino magro magro, si sformano tutto pompato e spara una mega onda gigantesca, onda energetica gigantesca, distruggendo i sottomarini e tutto quello dell'esercito del re. Goku resta esterrefatto con la bocca aperta e vuole sapere come si fa l'onda energetica. Il genio gli risponde: no, ci vogliono 50 anni. Goku ci riprova e fa una piccola onda energetica e il genio rimane a bocca aperta. Comunque tutti partono adesso dal re, cominciano i conflitti con aerei, le cose, eccetera, eccetera, bombardamenti, vari incontri decisivi fra il re e Goku. Il re alla fine da ranocchio piccolo si espone in un mostro gigante, scarso, scarsissimo. E Goku gli dà una mega onda energetica, però non fa nulla. All'improvviso Bulma alla stella, con quattro stelline, gli illumina e gli indica che dentro la pancia del mostro ci sono le altre 6 sfere del drago, la lancia nella bocca del re e chiamano Sharon, così il re viene battuto e chiamano Sharon. Mentre tutti si battono per avere il desiderio, la ragazzina esprime il suo desiderio e dice che vuole che il suo villaggio ritorni come prima. Il drago esaudisce il desiderio e il villaggio ritorna bello come prima. E qua si vede il re che ha fame come al solito, però molto piccolo, e la bambina gli dà la mela, e qua finalmente il re capisce che tutto quello che cercava già ce l'aveva, tutto quello che cercava di bello ce l'aveva, anche una piccola mela ce l'aveva, e anche questa avventura è stata fatta. La seconda avventura è la bella addormentata nel castello, non mi ricordo il nome. Qui il nostro amico Goku va dal genio delle tartarughe per farsi allenare, ma il genio per un po' non lo vuole allenare. All'improvviso arriva una grande conoscenza di Dragon Ball, arriva Krillin. Krillin, quella non conosce ancora Goku, giustamente, anche lui vuole farsi allenare dal genio, e per farsi allenare dal genio gli regala un paio di, diciamo, un paio di giornaletti erotici. Il genio ci pensa so e gli dice di andare in un castello fatato per trovare la bella addormentata. I due partono, vabbè, partono subito in questo per cercare questa bella addormentata, perché chi la trovava il genio li allenava. Mentre i due partono arrivano Yanko e Bulma. Infatti il genio, vabbè, vanno Bulma e Yanko, eccetera, eccetera. Anche loro vanno ad aiutare Krillin e Goku. Infatti questo castello, Bulma viene intanto rapita, dopo che viene rapita da una specie di, prima si fa vedere una specie di signore distinto, si chiama Lucifero, un simpatico. Bulma come al solito si innamora, lui la invita a pranzare. Mentre fuori dal castello Goku e Krillin vanno a combattere contro i demoni che circondano il castello. Gli scontri vanno sempre avanti, Krillin
stava avendo la peggio, stava cadendo in uno stagno dove c'era un coccodrillo gigante, Magoku lo salva con la Romana Spirit. E va a finire che cade il demone, un demone che prima stava combattendo Goku, e il demone viene mangiato dal coccodrillo. Alla fine scopre che tutta questa preparazione del pranzo, delle cose, era lei, diciamo, il pranzo che doveva essere sacrificata alla bella addormentata, diciamo. Tutti arrivano lì, mentre stanno cadendo si scopre che la bella addormentata non è solo una gemma, perché intanto Laura, quella ragazza bionda che con lo stanno si trasforma in ragazza buona, l'aveva rubata, poi è diventata di nuovo buona, e si scopre che la bella addormentata è una pietra, una pietra, che questa pietra Luciferus la vuole usare per distruggere il sole, capito? Vuole distruggere il sole così si saranno sempre le tenebre. Infatti comincia lo scontro fra Goku e Lucifero. E intanto lo butta per terra, Lucifero a Goku, e mentre che sta per azionare, diciamo, questo canno, poi Lucifero mette la pietra dentro questa specie di cannone per distruggere il sole, ma all'improvviso Goku si rialza. Prima era stato catturato, vero? Era stato imprigionato da Lucifero, poi Goku vede la luna, si trasforma in uno scimmione, lui si libera, distrugge tutto, poi giustamente non so come, a Yanko gli viene così, gli arriva la coda, Goku ritorna in sé e va a sfidare lo stesso Lucifero, che aveva intenzione di distruggere il sole, così almeno le tenebre calavano sulla terra. Mentre quasi sta per cliccare il pulsante, Goku spara una mega onda energetica che distrugge il cannone per distruggere il sole. Questo cannone si gira e si proietta contro lo stesso Lucifero, dove viene distrutto lui stesso, lo suo stesso cannone. Tutti il genio all'ultimo gli portano la bellissima Laura, quella ragazza molto strana che si trasforma con lo stannudo. Il genio è contento e poi, come sappiamo, li allenerà. Queste sono le recensioni di questi due film. Se mi sono scordato qualcosa, scusatemi, l'ho visto ora, non me li ricordo tanto bene. Ok, ciao, un bacione a tutti.